Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo di come costruirsi un IPTV player con Linux. Ci sono tre modi per costruirsi un IPTV player con Linux. Il primo modo è quello di recuperare un vecchio computer, preferibilmente un notebook, qualcosa di retrocomputing. Scegliete uno in usato che abbia una dotazione hardware standard su cui installare rapidamente una distro di Linux. Ubuntu, Puppy Linux, Mint sono tra le distro più note. Oggi Linux si installa praticamente quasi come un software di Windows, installa e fa praticamente tutto da solo e potete recuperare l'utilizzo di un vecchio notebook anche con un monocore a 32 bit per vedere i DVD, surfare in internet, su YouTube, Dailymotion e quant'altro. Con un mouse wireless potrete controllare il computer da vari metri di distanza, limitando così anche l'utilizzo al minimo della tastiera. Seconda soluzione, comprare un Raspberry, che de facto è un computer più economico e minimo, dato che è composto soltanto da una micro scheda madre, dalla memoria, da un processore e da alcuni connettori necessari ad usarli, appunto per collegare la scheda a varie periferiche. Il Raspberry Pi come mini PC può diventare agevolmente un media center per la televisione. Possibile utilizzare le quattro porte USB, la scheda, diciamo, ha uno slot per una scheda SD, è indispensabile appunto per installare il sistema operativo, ha una porta HDMI con cui collegarci ad un monitor, se appunto non volete più pagare il canone RAI, perché se vi collegate alla televisione, a prescindere, diciamo, dal sintonizzatore che lo usiate oppure no, il canone RAI lo dovrete comunque pagare. Il Raspberry ha poi una porta video RGB e audio separato, ovviamente presa per l'alimentatore, presa Ethernet e anche un WiFi integrato dual band assieme al Bluetooth. Quali distribuzioni software di Linux è possibile installare sul Raspberry? Se volete usare il Raspberry come computer, oltre, diciamo, ad agganciarlo al monitor e agganciarci poi un mouse, va anche collegato a una tastiera USB. Questo modo, diciamo, non è necessario, diciamo, queste periferiche nell'utilizzo come media center, ma sono indispensabili appunto come utilizzo del Raspberry come un computer. In questo caso il sistema operativo da installare è Raspbian, leggero e scaricabile dal sito Raspberry Pi. Come al solito il link lo trovate in descrizione di questo file su YouTube. Se invece volete usare il Raspberry come media center, potete utilizzare tre diversi tipi di distro: la OSMC, la Open ELEC Codi, che però non è più supportata, oppure la LibreLEC. Il più vecchio di tutti è appunto la Open ELEC, che è un sistema operativo open source focalizzato principalmente sul sistema Kodi, un programma appunto per far diventare un PC come un lettore multimediale anche per la TV. Invece gli altri due di distro, OSMC e LibreLEC, sono praticamente dei derivati da Linux. LibreELEC è la scelta migliore perché praticamente è identico a OpenELEC, ma ha un programma di aggiornamento che segue appunto da vicino Kodi. Quindi ogni volta che appare una nuova funzionalità, LibreELEC viene rapidamente aggiornato con la nuova versione. Il software non ha bisogno di installazione, è sufficiente eseguirlo, quindi selezionando il tipo di hardware su cui verrà eseguito LibreELEC. OSMC invece si può installare in modo automatico, questo qui grazie all'installer da Windows, solo da scaricare e da lanciare. OSMC, anche se è costruito in pratica come una distro Linux, come appunto LibreELEC e anche l'altra distro che però non è più supportata, OSMC è una distribuzione diversa,
serve appunto per trasformare un computer in un media center, ma non è stato pensato questa distribuzione Linux OSMC per far funzionare appunto ogni tipo di hardware, ma solamente uno specifico e ristretto tipo di hardware. Per questo motivo OSMC è un sistema operativo più grosso che permette solo di usare Kodi, ma anche il programma Plex, quindi oltre a varie altre app. Ci sono poi anche altre distribuzioni di Linux pensate esclusivamente per diventare delle IPTV player, ossia dei media center. Oltre alla LibreELEC, di cui si è già parlato, c'è poi ovviamente la OSMC, che sono quelle classiche per installarsi su un Raspberry. C'è anche poi la Xbian, che anche questa può essere installata su Raspberry oltre che su vari altro hardware. Poi abbiamo la OpenELEC, anche questa va su Raspberry. Poi abbiamo la RecalBox OS, anche questa va su Raspberry, e la GXBox, anche questa va su Raspberry. Quindi le distribuzioni di Linux possibili per Raspberry sono numerose e il link al solito le potete trovare in descrizione di questo file. Ok, questa per questa puntata abbiamo finito, un saluto, ciao, alla prossima.